Chagall aveva un concetto sacro dell'arte, diceva che l'arte in generale è un atto religioso, ma sacra è l'arte creata al di sopra degli interessi, gloria o altro bene materiale. Con Silvacane e Senanc, Toronè è una delle tre abbazie cistercensi della Provenza. Nel XII secolo l'ordine monastico di Cluny era diventato troppo potente e troppo ricco. Roberto di Molesme volle ritornare al rigore della regola di San Benedetto e per questa riforma monastica nel 1098 fondò il primo monastero, Citeaux, vicino a Digione. Il suo successore Stefano Harding nel 1109 codificò le osservanze cistercensi che consentirono la rapida diffusione delle abbazie cistercensi in tutta Europa. Fu Bernardo a ripristinare la regola di San Benedetto in tutto il suo rigore.
e il suo monastero di Clairvaux diventò un grande centro propulsore della riforma. L'abbazia di Toronet risale al 1136, fondata dai monaci provenienti dall'abbazia di Mazan nell'Ardèche. Accanto all'abbazia delle Toronet sorge da qualche anno una chiesa ed un monastero abitato dalle suore di Bethlehem, una congregazione recente di stile monastico, la quale gestisce la liturgia domenicale tra le mura storiche dell'abbazia, della chiesa abbaziale di Le Toronet. Dieu qui est Trinité, trois personnes, et plus particulièrement de pouvoir nous aider en regardant par exemple l'icône de la Trinité, parce que dans cette icône de la Trinité, on peut découvrir vraiment le mystère de Dieu. Contemplant cette icône, on peut découvrir que nous avons aussi notre place dans ce mystère trinitaire. Nous sommes faits pour vivre de cette vie d'amour et de lumière qui se vit en Dieu. Nous avons été créés, Dieu amour et Dieu qui est lumière et amour, nous a créés à son image et à sa ressemblance pour que nous puissions vivre de cette vie divine. Donc toute notre la vie du chrétien, la vie de tout chrétien comme la vie du moine, c'est de pouvoir peu à peu revenir dans entrer dans cette vie trinitaire et vivre de cette vie trinitaire qui sera notre vie pour l'éternité. C'est ça, la vie du moine. Un moine, ce n'est pas autre chose qu'un baptisé qui prend son baptême très au sérieux. Il veut vivre cette vie de baptisé tellement jusqu'au bout qu'il quitte tout pour Dieu. Era il 1950, Pio XII promulgava il dogma di fede secondo cui Maria era stata portata in cielo anche con il corpo. Alcuni pellegrini francesi presenti in piazza San Pietro sentirono proprio il messaggio dell'Assunzione. Sentirono che come Maria di Nazareth ciascun uomo è chiamato a mettersi alla presenza del Padre con la stessa santità e purezza immacolata della Madonna, perché il Padre attira tutti gli uomini. Nascono le suore inizialmente chiamate dell'Assunzione della Vergine Maria, poi a questo nome se ne unisce un altro, quello di Betlemme, perché le prime suore per pregare si riunivano in una stalla simile a quella dove è nato Gesù. Nous sommes dans les rayons et nous avançons de plus en plus vers Dieu, vers le centre. Mais plus nous avançons vers Dieu, plus nous nous rapprochons des autres rayons. Donc plus nous nous rapprochons de nos frères. Et c'est une très belle image pour montrer qu'effectivement les deux commandements, comme le disait Sœur Beata, ne forment qu'un seul commandement. Et voilà. Aimer Dieu, c'est aimer nos frères. Aimer nos frères, c'est aimer Dieu dans le même mouvement d'amour. Et de... Quand on se rapproche de nos frères, on se rapproche de Dieu. Quand on se rapproche de Dieu, on se rapproche de nos frères. C'est lié. Le désert n'est pas simplement le lieu où nous rencontrons Dieu, mais où nous rencontrons Dieu en communion avec nos frères, avec nos sœurs. C'est très important.
riconoscendo che la regola di San Benedetto durante il Medioevo è stata la più adottata in tutte le fondazioni monastiche, dobbiamo pure constatare che vi furono anche altre proposte, come ad esempio quella di San Bruno, che pensava ad una vita monastica in cui in modo equilibrato si fondessero e l'aspetto eremitico solitario e l'aspetto cenobitico, per cui anche nelle strutture architettoniche noi vediamo le casette dove vive il monaco, quindi esprime l'aspetto eremitico solitario, e la chiesa e il refettorio dove vengono a ritrovarsi insieme i monaci quando pregano o quando prendono cibo. Le suore che vivono in questo monastero accanto alle Toronè hanno adottato nella loro nascita a metà del secolo scorso, hanno adottato lo spirito della regola dei Certosini, sia nel vestito, sia nelle strutture monastiche, sia soprattutto nello spirito rigoroso di ricerca di Dio. O Vergine Maria, tu ci inviti a ricevere nel tuo silenzio e nella tua adorazione gioiosa la stessa gloria d'amore del Padre, che ti ha attirato in anima e corpo nella sua dimora, dove tu contempli senza fine tuo Figlio. Le suore dell'Assunzione della Vergine Maria aprono le loro porte anche ai pellegrini, secondo lo stile di Maria, che apriva le sue porte, le porte della capanna di Betlemme mentre cullava il suo bimbo, ai pastori e anche ai magi, a tutti quelli che erano desiderosi di adorare Gesù. All'abbazia di Santa Liova, l'abbazia benedettina femminile, posta nella diocesi di Aix-en-Provence, vive da qualche anno un eremita, André Louf, che fu già abate dell'abbazia di Mondecat per 34 anni. Abbiamo pensato di incontrarlo per sentire da un uomo di grande esperienza, e lo attestano anche i numerosi libri che lui ha scritto, per sentire da un uomo di Dio che si è ritirato in questa ultima parte della sua vita ad una vita di silenzio e di contemplazione più stretta, una parola che ci aiutasse a leggere il nostro tempo, a leggere la nostra vita, a ritrovare speranza. Del monaco trappista André Louf è stato scritto che è un uomo che tutti vorrebbero incontrare per la sua grande spiritualità.
un uomo di Dio che ha ereditato la ricchezza dei padri della Chiesa orientale, ma che non tralascia le scienze che studiano l'anima, per conoscere meglio l'uomo di oggi, per essere più vicino all'uomo di oggi e alle sue problematiche. Deve ritrovare l'italiano adesso, perché non ho parlato l'italiano per parecchio tempo. Mi ricordo un momento importante anche nella mia vita. Mi ricordo che prima del primo sinodo dei Vescovi, dopo il Concilio Vaticano II, il Papa, che era il Papa Paolo VI, aveva chiesto al monaco delle Fratocchie, che era il suo discepolo, che i monaci si indirizzino ai padri del sinodo per fare un messaggio dei monaci ai padri del sinodo. Questo testo è conosciuto, sì, è stato pubblicato dopo. Io ho un po' lavorato a questo testo con altre persone. Abbiamo fatto un testo dove abbiamo detto che il monaco si sente proche, vicino, si sente vicino ai cristiani, ma specialmente, come lei ha fatto l'allusione, specialmente in questa tentazione grave dell'esperienza spirituale, quando si senta quasi abbandonato da Dio. E questo è molto strano nell'antico vocabolario monastico, antichissimo, sia greco, sia latino, sia siriaco, esiste questa espressione abbandono da Dio. Dio sembra abbandonarci, e questa è una allusione alla parola di Gesù sul Golgota. Dio mio, perché sì, 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 sì. Allora abbiamo detto in questo messaggio che in questo senso il monaco contemplativo è, lo dico in francese, ma voi capirete, è un expert en ateisme. Perché lui conosce e si sente molto vicini di coloro che credono che pensano che non credano. Ma dietro questa incroyance, incredulità, c'è una grande sete, c'è una grande, già una misteriosa fede implicita, mi sembra. L'abate Cattana chiede alla Belouf come ritrovare Dio pur nel frastuono del mondo. Il cammino, il più breve, il cammino, il più rapido, il più per incontrare il Signore, ma Lui sta in noi, è presente a noi. Non dobbiamo cercarlo altrove. Sì, è presente altrove, ma quando noi l'abbiamo incontrato dentro, allora è molto più facile di riconoscerlo all'esteriore, negli altri, nel mondo, nella bellezza. Allora, quando abbiamo trovato, ma questa era una grazia del Signore, di essere svegliato a questa interiorità, perché noi quasi tutti per un certo tempo non dormiamo. C'è una parola di Gesù nell'Evangelo che dice: il regno di Dio è dentro di voi. Così l'hanno inteso tutti i padri della Chiesa, tutti, greci, latini, siriaci, di questa interiorità. Il regno di Dio sta qui. Spesso ci sentiamo dire che dobbiamo fare esperienza della parola. Molti di noi ci provano, molta gente ci prova perché vuole essere
un vero cristiano, ma non ci riesce e allora sente della dolore, prova dolore, dei sentimenti. Cosa dobbiamo fare? Abbiamo dei meriti ugualmente? Ci proviamo ma non ci riusciamo. Ma che significa per lei fare l'esperienza della parola, la parola di Dio? Sì. Ah sì, dunque, leggere la Sacra Scrittura e stare con la parola, sì, questo. E è un momento, mi sembra, quando la parola realmente ferisce il cuore, che il nostro cuore, che abitualmente dorme, si sveglia. Perché è compito della parola di Dio di toccare, di ferire e di svegliare il nostro cuore e di renderlo sensibile alla grazia e alla fede profonda. Ma allora dobbiamo avvicinarci della parola in un certo modo, sì. C'è un momento dove si deve avere il dizionario, i corsi biblici. Sì, sì, i professori, sì. E poi c'è il momento dove si chiude il dizionario, si chiude i commenti e soltanto si ascolta nel silenzio e poi non ogni giorno è così. Io leggo la Sacra Scrittura ogni giorno, tutti i monaci lo fanno, non è ogni giorno questa esperienza, ma c'è sempre stata una prima esperienza. E questo è molto importantissimo. Io penso che ciascun cristiano ha il diritto di fare questa prima esperienza della parola. Un po' come l'esperienza che noi abbiamo fatto della prima comunione. La prima comunione al corpo eucaristico di Gesù è un momento molto importante nella vita di un giovane. E poi un momento pieno di consolazione spirituale, sì. E poi dopo c'è... Bene, è la stessa cosa per la parola di Dio. Noi dobbiamo fare una esperienza molto semplice e possiamo chiederlo al Signore. E a volte si è peccatori quando si è liberi dai condizionamenti, no? Culturali, sociali, religiosi. Ecco, il cristiano deve vivere soffrendo di questi condizionamenti o si deve liberare? Non deve niente, non deve niente, ma la grazia può tutto. Grazie.